Αρχικώ θα ήθελα το σχόλιο του για το σημερινό φιλικό τελευταίο του Ολυμπιακού απέναντι στην Πρωταθλήτρια Τουρκίας με υψηλό βαθμό δυσκολία. Πώ είδε το παιχνίδι? What is your first impression on this tonight's game against the champion of Turkey and your first game Olympics? È stata una partita dove siamo cresciuti, dove dobbiamo migliorare. Noi siamo l'Olympiakos e l'Olympiakos deve sempre vincere anche contro squadre forti come Besiktas, quindi dobbiamo continuare a lavorare e lavorare ancora più duro perché dobbiamo veramente migliorare. Σήμερα η ομάδα μας ήταν αρκετά κλειστή. Μπορεί να πει πως ήταν βελτιωμένη, όμως δεν είναι ακόμα αυτός τους. Δεν είμαστε ακόμα Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πάντα πρέπει να κερδίζει, ακόμα και όταν παίζει απέναντι σε μεγάλες ομάδες όπως είναι η Μπεσίκτας. Γι' αυτό πιστεύω πως έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσουμε. Θα είναι καλύτερο το πρόσωπο της ομάδας στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με την Αρούκα? Two games against our next opponent, next one, was the contrario. Contrario Aruca. Squadra che vamos a jugar contra Europa League. Ah, ok, ok. Perché? Sì, Aruca è una squadra che è per la prima volta in Europa League, quindi sicuramente sarà un avversario ostico perché ci tiene a far bene. Noi siamo l'Olympiakos, quindi noi qualsiasi squadra arriverà. Caso la Ruca, noi dobbiamo dimostrare di essere più forti di chiunque arriva. La Ruca è una squadra che per la prima volta fa questo giro pallico, ma se non avete capito una cosa qui, significa che è una squadra che qualcosa fa bene. Noi però dobbiamo essere Ολυμπιακοί, dobbiamo essere noi stessi, e dobbiamo dimostrare che siamo più forti di loro, per poter superare questo embolio. Cos'è la corsa, il antagonismo per la posizione sotto la stia con Stefano Capino? Il discorso è sempre lo stesso, sono venuto all'Olympiakos e all'Olympiakos ci sono giocatori forti, quindi è giusto che ci sia competizione ed è giusto che tutte e due lavoriamo per cercare di giocare. Είναι μια θέση που πάντα γίνεται το ίδιο. Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, ειδικά στον Ολυμπιακό που υπάρχουν σπουδαίοι παίχτες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δουλεύουμε δυνατά για να είμαστε στο ύψος των προστάσεων και να κερδίσει αυτό ο Ολυμπιακός.